Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi voglio rispondere a una domanda davvero, davvero molto frequente, ovvero: ma se mi alleno tutti i giorni, non rischio il sovraallenamento? Allora, iniziamo col dire: se ti poni questa domanda, probabilmente sei una persona molto curiosa che ci tiene ad essere precisa, a sapere le cose davvero come stanno, ma soprattutto forse ti stai allenando tanto e ti piace, ami allenarti. Dico questo perché anch'io anni e anni fa, prima di essere quello che sono oggi, mi facevo questa domanda. Allora, innanzitutto, che cos'è il sovraallenamento? Sovraallenamento, chiamata sindrome di sovraallenamento, sindrome di overtraining anche, è appunto un insieme di sintomi che sopravviene essenzialmente quando il tuo corpo non riesce a recuperare bene dagli allenamenti. Fondamentalmente esistono tre sistemi di recupero all'interno del tuo corpo. C'è il sistema muscolare, che impiega 3 o 4 giorni a recuperare. Solitamente sono i classici allenamenti pesanti che fai in palestra, dove il giorno dopo senti i DOMS, i classici dolori, indolenzimento muscolare. Quello vuol dire che hai lavorato bene, il tuo apparato muscolare ha lavorato bene. Oppure ci sono i sistemi energetici che hanno un recupero molto veloce, 24-48 ore mediamente, molto veloce. Sono ad esempio i classici sistemi di allenamento brevi e intensi, come ad esempio 3-Fit Challenge. Oppure c'è l'ultimo sistema, che è un po' l'anello debole, diciamo, del tuo corpo, che è il sistema neuronale, che tendenzialmente ci mette 7-10 giorni a recuperare. C'è da dire che il sovraallenamento nei soggetti inesperti o comunque intermedi è soprattutto a carico del sistema neurale, quindi ci vuole un periodo di recupero di 7-10 giorni. Tanto per farti un esempio, hai presente quando il giorno prima magari sei andato a letto tardi, ti alzi presto e quindi il giorno dopo ti senti spossato? Non è che muscolarmente non ce la fai benissimo, però è proprio una stanchezza mentale. Ecco, questo è appunto un esempio del sistema nervoso centrale, che è un po' l'anello debole, ci mette tempo. Però detto questo, se ti alleni tutti i giorni, il tuo corpo va in sovraallenamento? Dipende, come sempre. Allora, ti puoi allenare tutti i giorni a patto che fai un allenamento a buffer, ovvero non a cedimento. Cedimento muscolare vuol dire che, ti faccio un esempio, se in panca il tuo massimale è 100 kg, non so, con 80 kg fai 10 ripetizioni, ma non ce ne sta proprio una di più né una di meno, quello è il tuo cedimento muscolare. Se invece lavori a buffer, vuol dire che se ne puoi fare 10 ne farai 8, lavori a margine, ci sei. Quindi nel lavoro, se ti alleni tutti i giorni, è necessario un allenamento a buffer, ovvero a margine, in particolar modo in multifrequenza. Non andare sulla monofrequenza, il cedimento muscolare, ma allenare magari anche 2-3 volte a settimana lo stesso gruppo, ma a buffer, ok? Quindi questa è la domanda, spero ti sia chiaro. Ti puoi allenare tranquillamente tutti i giorni, io e molte persone facciamo così, anche perché è un modo per crescere maggiormente. Ci sono parecchi articoli che vanno ad esaminare che il parametro principale per la crescita muscolare è il tonnellaggio. Tonnellaggio lo vai ad allenare tantissimo nell'allenamento multifrequenza. Ok? Quindi questa è la risposta alla domanda di oggi. Se hai altre domande, curiosità, scrivi pure sotto nei commenti, ti rispondo volentieri, magari con un video. Se non sei iscritto ancora al canale, mi raccomando, vai in alto a sinistra, iscriviti. Qui troverai essenzialmente tutto quello che riguarda corretto allenamento, corretta postura, corretta alimentazione e tutto per vivere uno stile di vita al top. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao da Mattia!